15:30, attenzione. Pari. Questo è grave. Grave per il momento, oltre che per il colpo in sé. Qui c'è una palla del doppio break che potrebbe veramente mandare e a dilagare in questa partita. E arriva il passante, ma d'altra parte qui ha risposto bene. Non ha colpe Bartunkova, quel che conta è che sia arrivato un altro break per la tennista delle Filippine che sale 3-0 dopo aver vinto il primo per 6-3. 3-0 a favore 7-3-0 a favore della tennista delle Filippine Alexandre Ala, che insomma ha avuto già una serie di 5 game che è arrivata dallo 0-1 al 5-1 del primo set. Adesso ce n'è una aperta che va dal 5-3 del primo set al 3-0 del secondo, che è quella che stiamo vedendo adesso, quindi sono 4 giochi consecutivi per la numero 1 del tabellone, quindi adesso la situazione per la Bartunkova è direi quasi disperata. Era 15. Insomma, si muove bene Bartunkova, riesce stavolta a mettere un po' di pressione all'avversaria. 0-30. Thank you.
tenta la palla corta in risposta. Beh, però un tentativo di variazione, non si può biasimare Bartunkova, deve inventarsi qualcosa. Lob, ma la palla è lunga, 15-40, occhio al nastro che non si ripete, ricordiamo, sul servizio. Oh, che gran risposta, sì, certo, ha provato il serve and volley, ma francamente era un po' troppo. Zero, 30 infatti. Trovato alla riga, perché poi la palla è affondata nel momento in cui ha colpito il campo della Eala. 15-30, direi un ace provvidenziale. Questo taglio esterno da destra, l'abbiamo detto tante volte, che rappresenta un'arma potenzialmente micidiale. Sì, riga piena trovata da Bartunkova. Allora, se da un lato vanno registrati tanti errori della ceca, dall'altro lato sicuramente, su questo non ci sono dubbi, almeno in questo set e mezzo che se n'è andato, il colpo in più, quello che sta decidendo questa finale, è chiaramente la risposta di Ala. Ne ha trovate talmente tante. Due palle break. Lunga la prima. No, vabbè, doppio fallo. E alla conduce 4-1, seconda partita e una partita a 0. E allora 4-1. Con la tennista filippina che ormai sembra aver recuperato quella situazione di vantaggio che ha sempre avuto sostanzialmente. Sì, d'accordo, non c'è più quella serie aperta di game consecutivi, ma credo che le importi il giusto, perché ormai qui la situazione sembra essere abbastanza definita. Certo, colpi di coda, reazioni sono sempre possibili nel tennis, ma è proprio il tipo di partita a cui stiamo assistendo che, insomma, non mi sembra in questo momento propedeutica a chissà quale tipo di reazione da parte di Bartunkova, che ha un body language piuttosto negativo fin dall'inizio di questa partita. Aspettato un altro particolare dei tanti, devo dire, tifosi filippini che utilizzano la bandiera giustamente anche per ripararsi dal sole, perché fa veramente caldo oggi a Milano. È stata un'escalation. Venerdì si stava bene perché c'era un po' di vento, sabato, ieri, alti e bassi a livello di temperature, oggi invece è proprio caldo.
4-1 dopo il 6-3, e allora adesso Ala deve praticamente cercare di condurre la nave in porto e provare a scoraggiare ogni possibile ulteriore tentativo da parte di Barton Kova di allungare questa finale, ma il vantaggio di quelli saldi per la giocatrice delle Filippine, già campionessa del torneo di doppio, finale di doppio che si sono giocate ieri pomeriggio. Doppio fallo, 0-15. Una risposta di incrociare con il rovescio da parte della ceca, 0-30. Poco lunga, anche se la scelta era anche giusta, solo 0-30, prendere un piccolo rischio ci può stare, 15-30. Doppio fallo con la deviazione decisiva del nastro, 15-40. È una brava giocatrice, ma il servizio secondo me ha dei margini, direi, molto importanti, perché non le cammina molto anche quando gioca bene la prima, ma è un colpo lavorato, tagliato, ma non riesce a colpire troppo bene il piatto, non, la palla non viaggia. Questo era invece un dritto che viaggiava. E 40 pari. Grazie.
il vantaggio è Ala, 3 punti di fila per la tennista filippina che si porta a casa l'opportunità di andare sul 5-1. Lob, ma la palla è lunga, decisamente. Altro lob difensivo da parte della filippina. Ci ha messo un po', ma alla fine è riuscita Martunkova a prendersi il punto e a prendersi ancora palla break. E non è certo la prima che ha avuto nel corso di questo game. Doppio fallo. E allora ecco qui che la situazione ancora è, non voglio dire in bilico perché il punteggio non ci assiste da questo punto di vista, perché siamo 6-3-4-2, però situazione fluida con Ala che non sfrutta la chance per andare sul 5-1. E quindi consente alla sua avversaria ancora di poter sperare di avere un varco, di poter sfruttare un varco. Però quanti doppi falli da una parte e dall'altra. Arriva, conto smorzata, buona. Che bel punto, come se l'è cavata bene dalle parti della rete Ala, che devo dire che ci sta facendo vedere veramente delle buone soluzioni di volo, anche acrobatiche.
Ancora la risposta, quanto la sta aiutando. 0-40, tre palle break, tre palle per tornare avanti di due break. Di fatto stiamo assistendo a una situazione non troppo dissimile da quella a livello proprio di dinamica, di cronologia, diciamo, rispetto al primo set. Lunga, una prima che ha provato a forzare in questo caso Bartunkova. Ancora una gran risposta. E ancora al volo. Beh, molto bene. Gioca con grande intelligenza Alexandre Ala, che adesso vede veramente il traguardo. È avanti 5-2 e dopo il cambio campo servirà per portare a casa il titolo. Dunque 6-3-5-2 è tutto a favore di Alexandre Ala, la testa di serie numero uno di questa edizione del Trofeo Bonfiglio, si appresta a servire per chiudere, per portare il prestigioso trofeo del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa per la prima volta in Estremo Oriente. Mai una giocatrice asiatica ha vinto questo torneo. Bellissimo. Intuisce Bartunkova, ma certamente non è sufficiente il recupero. Se questa ragazza avesse anche un buon servizio, e ripeto, deve migliorare su questo colpo, sarebbe già a 15 anni, ricordiamo, sarebbe già molto molto completa, ben impostata. Ora ovviamente sulle ali dell'entusiasmo per un punteggio che le è estremamente favorevole, Ala vola sul 30-0 e vede il traguardo sempre più vicino. Oh, che gran rovescio. E insomma sta andando in scioltezza adesso, eh? Ovviamente il punteggio l'aiuta perché si sente molto sicuro Alexandre Ala. Allora 40-0, arrivano 3 championship point. Ha perso leggermente gli appoggi perché la palla non ha rimbalzato benissimo dopo la risposta da parte di Bartunkova. Altri due match point comunque per lei. Buona la risposta di Bartunkova, seconda che era un po' tenera, quindi ovviamente la ceca ne ha approfittato per andare a segno.
vada fuori direttamente dall'arbitro questa prima. Buona seconda. Beh, insomma, ha trovato, nonostante una buonissima seconda, ha trovato una grande risposta a Bartunkova, che quindi riesce ad annullare tutti e tre i championship point. Grande apertura su quella risposta di rovescio, poi ovviamente lungo linea era libero. Sbaglia di rovescio e ala, 4 punti di fila per la ceca, che neanche lei probabilmente fino a un paio di minuti fa ci sperava sull'opportunità di potersi addirittura giocare una palla break. E tutto questo nonostante quella deviazione del nastro poteva in qualche modo anche destabilizzare la Bartunkova nel momento in cui andava a giocare la risposta. Lunga. Era l'unico modo che aveva per cercare di uscire in qualche modo da questo scambio, tentare un rovescio molto complicato, la tennista ceca non è riuscita a venirne a capo. Parità, la praghese prova a lottare, ma situazione che rimane complicata. Nastro che trascina via questa palla. Buona risposta, anche perché la seconda era decisamente debole, quindi per Bartunkova è stato fin troppo semplice riuscire a rispondere molto bene senza prendere eccessivi rischi, ma cercando anche al tempo stesso la rete. Seconda palla break. Ed è lungo il dritto. Beh, certo, la persona che veramente ora magari non pregiudicherà nulla, però la modalità con cui lo perde è abbastanza clamorosa, perché era 40-0, ha avuto 3 match point di fila, non li ha sfruttati, e adesso si mette lì all'angolino a riflettere un attimo. Una ala che forse sente anche il momento. Anche qui c'è qualche similitudine col primo set, beh? Perché nel primo set era 5-1, poi si era fatta rimontare sul 5-3, aveva commesso un errore piuttosto grave su un set point sbagliando una smorzata. Brava nella gestione del match, un po' meno nel chiuderlo. 15-0. Eccolo lì, il doppio fallo, ormai una tassa per quel che riguarda
la tennista cieca, perché non c'è game in cui non ne commetta almeno uno, ma spesso e volentieri nei momenti veramente meno opportuni, perché adesso hai l'avversario dall'altra parte che è un po' condizionata dal punteggio e che ha dimostrato nel game precedente di sentire il momento. Doppio fallo è l'ultima cosa che si deve fare in questo, in questa fase. Gran bella smorzata dopo una risposta molto profonda. 15-30 allora. Eccola. Oh, questo è un gioco di prestigio. Ce li ha questi numeri, lo dicevamo, ma l'ha fatto vedere poco, l'ha fatto vedere poco questo colpo. Questa è una demi volée meravigliosa, guardate come se la leva questa, facendo anche un piccolo saltello, proprio per dare ancora un po' più di spinta alla palla. Veramente molto molto brava. Cose più belle le due l'hanno fatte vedere a rete oggi, eh? Quindi Bartunkova prova ancora una volta a salvarsi, 30 pari. Ha risposto bene, nonostante una buona prima, ma si è appoggiata e ala, e allora ecco arrivare ancora un championship point, il quarto, primo in questo game ovviamente. Il quarto match point è quello buono, Alexandra Eala è la nuova campionessa del trofeo Bonfiglio, si aggiudica la 61esima edizione del torneo milanese battendo la sua avversaria con il punteggio di 6-3, 6-3, diventa la prima tennista asiatica a conquistare questo torneo rispettando pienamente il pronostico. E Eala batte Bartunkova 6-3, 6-3 e lo fa da testa di serie numero 1 del torneo milanese. Per la gioia ovviamente dei tanti, rivediamo tifosi filippini presenti in tribuna, e adesso la Eala si dirige proprio verso di loro. È una vittoria storica perché, come dicevamo, mai una tennista dell'estremo oriente si era aggiudicata questo titolo. Lei lo fa soffrendo, non oggi, perché oggi ha vinto bene in fin dei conti 6-3, 6-3, ma soffrendo durante il torneo. Altro piccolo record ottenuto dalla Eala, quello di aver vinto nell'arco di 24 ore il torneo di doppio prima e di singolare poi. Batte una Bartunkova che non è stata particolarmente aggressiva, non è stata particolarmente ispirata, oggi ha sentito forse la tensione della finale, però è raro, devo dire, a livello proprio statistico vedere al Bonfiglio vincere la prima testa di serie, perché ricordo che le teste di serie ovviamente vengono assegnate in tutti i tornei, compreso il Bonfiglio, a livello junior a seconda di quello che è il ranking ITF del momento, ma non sempre il ranking ITF del momento rispecchia in pieno quelli che sono i valori tecnici in campo. È accaduto spesso, che io ricordi a memoria, non ricordo un'edizione recente del Bonfiglio in cui a vincere a livello almeno femminile sia stata la prima testa di serie. In questo caso invece la Eala era prima testa di serie in singolare e in doppio e ha vinto in entrambi i casi, e sarà da un certo punto di vista contento anche lo stesso Rafa Nadal, perché di fatto lei è un prodotto, chiamiamolo così, dell'Accademia Mallorchina. Ricordiamo, nata il 23 maggio del 2005 a Quezon City, che è la capitale delle Filippine, giocatrice che arriva peraltro anche da una grande tradizione familiare, perché a casa sono atleti o ex atleti, sua mamma per esempio ha vinto addirittura una medaglia di bronzo ai tredicesimi giochi del sud-est asiatico nella categoria, pensate, sport acquatici, quindi ha tutt'altra storia. Ha un fratello che gioca a tennis in Pennsylvania, che si allena nella Pennsylvania State University, quindi sostanzialmente parliamo di una ragazza che comunque sa come si fa ad eccellere nello sport. E intanto, come vedete, molto veloci, abbiamo anche Lea Pericoli lì in campo per la cerimonia di premiazione. Lea Pericoli, milanese, padrona di casa sostanzialmente. Francesca e Giulia Battaglia, pronipoti di Vito Battaglia, ideatore del trofeo Bonfiglio. Tutte le autorità presenti in
seconda tribuna, sono scesi in campo per la premiazione. Nicola Bartunkova. E adesso è il momento di Nicola Bartunkova, che è la finalista del torneo. Una Bartunkova che, beh, insomma, legittimamente è delusa per il rendimento oltre che per il punteggio di questa finale, ma che comunque può essere contenta del suo secondo posto. Bartunkova che si serve da solo, ovviamente, per le regole anti-Covid di cui siamo a conoscenza, e che posa adesso con le autorità e con le apericoli. Quindi possiamo già dire adesso che non ci sarà una doppietta cieca a Milano, quindi rimane vincitrice prima, diciamo, classificata, un tabù la doppietta, almeno dal 1986, quando ci riuscirono gli argentini. Adesso ecco qua Alexandra Ala accolta dall'ovazione piuttosto, devo dire, rumorosa del pubblico filippino presente sugli spalti. E lei dunque la vincitrice della 61esima edizione del trofeo Bonfiglio. Offre alla vincitrice il premio We Drive Talent to the Future. Non solo la coppa riservata alla campionessa del torneo, ma anche altri riconoscimenti per lei strameritati. Per fortuna non troppo grandi, quindi può servirsi anche con Vito tanto Battaglia di coppa in mano. È assegnato alla federazione di appartenenza della vincitrice del singolare femminile. Il premio è assegnato alla federazione filippina e lo ritira il coach Daniel Gomez. Beh, più che giusto assegnare anche un premio particolare alla federazione filippina, perché d'altra parte hanno la vincitrice del singolare e la vincitrice del doppio. Doppio che lei ha vinto, ricordiamo, con una tennista americana, Madison Sieg, ieri. E lei succede nell'albo d'oro del torneo proprio un'americana, Alexa Noel, che vinse due anni fa. Qualche minuto con la finale del singolare maschile. E allora Roberto Recalcati ci ricorda che effettivamente tra poco inizierà anche la finale maschile. Lo ricordo, abbiamo Gonzalo Bueno, tennista peruviano, che scenderà in campo contro Jakub Mensik, tennista ceco. Vediamo se la Repubblica Ceca, almeno in singolare, riesce a portarsi a casa il titolo. Allora, per il momento è dal Tennis Club Milano Alberto Bonacossa è tutto. Tra poco la finale di singolare maschile. Ci lasciamo per ora con queste immagini. La campionessa è la numero uno del seeding, Alexandra Ala. Da Alexa Noel ad Alexandra e Ala, il nome praticamente è sempre quello. Ha battuto Nicola Bartunkova con il punteggio di 6-3-6-3.